credo di conoscere buona parte delle persone presenti e quindi più o meno c'è un rapporto di reciproca conoscenza e poi credo perché le valutazioni sulla personalità dei candidati debbano sostanzialmente riferirsi al merito della proposta politica di cui sono portatori in sostanza. Quindi mi limito a dire che ho 38 anni, che faccio da 10 anni a questa parte la professione più antica del mondo, che contrariamente a quello che si dice in giro è quella dell'avvocato. Vivo ad Iglesias, sono sposato, mia moglie è medico, viviamo ad Iglesias con i nostri figli, benché mia moglie lavori a Oristano e io lavori a Cagliari. Questa è una scelta che ha un valore politico, perché abbiamo comunque deciso di investire su questo territorio con la nostra presenza, benché sia particolarmente faticoso lo spostamento sul piano lavorativo. Ho collaborato con l'Università di Cagliari, la Facoltà di Giurisprudenza e il Dipartimento di Diritto Pubblico. La mia breve esperienza politica sostanzialmente si risale al 2010 come politica attiva. Per il resto mi sono sempre interessato di politica, ma collocandomi dall'altra parte, quindi interessandomi di chi la faceva in modo attivo in sostanza. Sono consigliere comunale ad Iglesias e diciamo che copro ruoli organici nell'ambito del partito da 3 anni a questa parte. Se posso dire sinteticamente qual è l'impegno profuso e l'orizzonte verso il quale ho cercato di indirizzare la mia attività politica è diciamo, l'unità del centro-sinistra che è restituita e recuperata anche all'esito di un lavoro ottimo che ha fatto questo partito nella fase più convulsa dell'ultima diciamo, dinamica di coalizione di centro-sinistra, restituita e recuperata con diciamo, esiti non sperati almeno da parte mia, visto il risultato ottenuto, cioè la candidatura di Pigliaru, che trovo particolarmente diciamo, congeniale per la possibilità che dà, vista la sua formazione e la sua connotazione, di dare attuazione ad una serie di valori politici che mi sembrano imprescindibili sui quali dovremmo provare a scommettere. Dicevo, la centralità della proposta politica. Noi viviamo in un territorio che vive la difficoltà di dover gestire un ragionamento politico che è profondamente suggestionato da un'ipoteca, da un macigno vero e proprio, che condiziona il ragionamento politico e che sottrae lucidità al ragionamento politico, perché quando in un territorio si vive un'emorragia di posti di lavoro come quella che viviamo noi e si raggiungono queste soglie di disagio e di povertà, anche mettere in campo una proposta politica diventa particolarmente complicato, perché questa urgenza è così soverchiante che ogni proposta sembra, siccome appunto è rivolta al futuro, non dare adeguata risposta a quelle che sono le esigenze imposte dall'immediatezza. Quindi quello che secondo me un soggetto politico come se deve fare per missione è quello di preservare la lucidità dell'individuazione della soluzione politica e provare ad interloquire con i soggetti che guardano con attenzione alla sua proposta politica appunto per cercare di renderla attuale e centrale nel quadro complessivo del centro-sinistra. Io ho la sensazione che il quadro complessivo che ci coinvolge, su cui potremmo cominciare a ragionare di politica per le prossime regionali, abbia a che fare con il territorio, con l'economia e con la cultura in sostanza. E partirei proprio dall'economia per operare qualche breve considerazione introduttiva. Il macigno che ci ostacola, la visuale, che costituisce in qualche misura un impedimento alla nostra elaborazione razionale, è dato da una stramatura complessiva del quadro economico e del quadro sociale per conseguenza, nel senso che il ciclo produttivo industriale è arrivato ad una fase che inevitabilmente segna il passo e ci pone davanti a degli interrogativi che hanno a che fare proprio con il nostro domani, ed è il frutto questo della mancanza di una politica industriale che noi abbiamo sofferto tanto a livello nazionale quanto e soprattutto a livello regionale, con un balletto di assessorati che si sono succeduti nel tempo senza elaborare uno straccio di politica industriale che potesse essere realmente attuata per questo territorio e per gli altri pochi territori della Sardegna che hanno una residua realtà industriale, che ha inevitabilmente aggravato il quadro complessivo favorendo dei percorsi delle multinazionali che da sempre hanno gestito il tutto in un'ottica di rapina e che ancora adesso continuano a percepire la possibilità di produrre in termini di rapina, perché sono dispostissime ovviamente a spostare interi cicli di produzione in altri paesi per ottenere un lucro più immediato. Questo è il dato con il quale ci dobbiamo confrontare, e a questo si aggiunga una politica europea
che ha protetto il capitalismo finanziario e ha sacrificato il capitalismo produttivo, che era un elemento sul quale in qualche misura sentivo di poter avere un maggiore afflato, una maggiore, diciamo, possibilità di confronto e anche di scontro nel caso. Il capitalismo finanziario diventa estremamente complicato. Questo è il quadro col quale ci dobbiamo misurare sotto un profilo politico, economico, in questo territorio appunto. E le ricadute sul territorio di questa dinamica sono percepibili immediatamente, perché al di là della fame che ovviamente riscontriamo, c'è proprio una compromissione materiale del territorio nel quale ci troviamo a vivere per i residui di questa attività industriale che è stata gestita con logiche di rapina e che ci pongono un'altra urgenza, cioè la riacquisizione del nostro territorio, la riappropriazione del nostro territorio ovviamente, perché ci è stato fatalmente sottratto. In un libro interessantissimo, Fernando Colonesi sottolinea una sorta di parallelismo che si può instaurare fra le servitù militari e le servitù industriali, dal punto di vista quantomeno della sottrazione del territorio alla disponibilità effettiva dei cittadini che vi risiedono. E da qui il profilo culturale conseguente, che in qualche misura è stato caratterizzato dalla, diciamo, inevitabile ricaduta, cioè in una realtà che ha una monocultura produttiva sul piano economico, c'è un inevitabile, diciamo, adeguamento psicologico a quel tipo di risposta economica che ogni singolo tende a darsi, cioè la propria collocazione in un ciclo produttivo che però adesso non è più in grado di recepire, che tendenzialmente sta estromettendo soggetti che già ve ne facevano parte ed avevano un ruolo di un certo tipo. Le risposte che dovremo provare a dare in questo passaggio delicatissimo della storia dell'autonomia di questa terra attengono a questi tre temi essenziali, ovviamente. Quindi innanzitutto, riprendendo da capo, con riguardo all'economia, non vi può essere nessuna possibilità di affrontare i temi di questo territorio senza una iniezione importante di denaro, senza un investimento importante di denaro in questo territorio. Innanzitutto per il recupero del territorio, io ovviamente sto alludendo da questo punto di vista alla necessità di attuare un progetto effettivo e concreto di bonifiche di questo territorio, perché le somme e le disponibilità monetarie per poterle realizzare da un lato già ci sono, in qualche misura sono contemplate nel piano Sulcis che dobbiamo saper difendere come progetto di intervento, e dall'altro vanno recuperate dalla Regione Sardegna esercitando l'autonomia, non invocandola o semplicemente retoricamente ed enfaticamente, diciamo, spendendosela in campagna elettorale. Va praticata l'autonomia, e praticare l'autonomia significa innanzitutto aprire la vertenza entrate per riottenere dallo Stato quello che negli ultimi 8 anni ci è stato regolarmente negato. Altro che zona franca, altro che zona franca. Va impostato un termine di autonomia piena, perché restituite le somme che ci spettano, nell'esercizio della nostra autonomia potremmo valutare ogni e qualsiasi scelta in merito ad un alleggerimento della pressione fiscale per le imprese che operano in questo territorio, ma siamo noi a deciderlo. Non deve essere un meccanismo che a monte ci consegna questo tipo di logica, che peraltro sarebbe fallimentare sotto mille altri profili. Parlo ovviamente della zona franca integrale vagheggiata da Cappellacci, dunque ho un atteggiamento inevitabilmente favorevole. Rivendicare questa posizione significa praticare l'autonomia e significa spendere in un territorio dando risposta all'esigenza di reddito che c'è in questo territorio, operando però in maniera tale da restituire il territorio ai soggetti che lo occupano attraverso un percorso di bonifiche, e significa anche aprire un percorso che ha inevitabili incidenze sul piano culturale, perché recuperare il nostro territorio significa in qualche misura anche recuperare una nuova prospettiva culturale e psicologica. Sto parlando in altri termini non soltanto della economia delle bonifiche, ma della cultura delle bonifiche, che è qualcosa sulla quale mi sembra che si possa davvero investire in questo momento. La cultura delle bonifiche significa l'elaborazione tecnologica innanzitutto e tecnica innanzitutto, che soltanto un polo universitario che non può avere altra sede che il Sulcis Iglesiente e che abbia le competenze sufficienti per formare i giovani e i meno giovani, cioè coloro che sono estromessi dal ciclo produttivo per essere impiegati in un altro percorso che è quello del recupero appunto del nostro territorio, avrebbe una ricaduta a sua volta enorme.
perché un polo universitario sarebbe il presupposto per la creazione di una imprenditorialità collegata appunto alle bonifiche e sarebbe una aggregazione che altrove, dove è stata sperimentata, ha creato delle ricchezze non sospettabili all'inizio, perché imparare a fare bonifiche in un territorio così accidentato, così diversamente accidentato come il nostro, significa specializzarsi in un'attività che può essere poi esportata fuori, innanzitutto in Cina, innanzitutto in India. Cioè noi nel ciclo di 5-10 anni ci potremmo trovare, se investiamo in questa prospettiva qua, a guidare le operazioni di bonifica che presto saranno necessarie nel resto del mondo. E quindi c'è un inevitabile, diciamo, riverbero culturale, perché quello che sapremo fare del nostro territorio lo capiremo soltanto quando, all'esito di questo percorso, avremo acquisito una prospettiva più ampia e non ci troveremo di fronte a quel macigno che, come dicevo in premessa, ci impedisce di capire dove andare in questo momento. Questo, secondo me, è la scommessa. Dico questo, che la formazione culturale, le categorie di Francesco Pigliaru mi danno ampia garanzia sul fatto che questi elementi, che ovviamente accettato, diciamo abbozzato in termini approssimativi per le esigenze di sintesi, possano essere davvero resi attuali e perseguiti da una giunta che dovesse formarsi all'esito della vittoria della coalizione del centro-sinistra, che io voglio dare per certa per restituire a questa terra una possibilità di emancipazione che altrimenti perderebbe, a mio modo di vedere, in modo definitivo. Grazie.